nulla, quella del turismo, la qualità di quello che si fa, e questo è testimoniato questa sera. Qualcuno potrebbe pensare, diciamo, che i capresi siano, diciamo, come dire, non gli fanno piacere queste iniziative, invece è il contrario, più si rafforza la ragazza e diciamo, ci fa piacere anche, devo dire la verità, la sinergia che che c'è stata con gli imprenditori. Io sono emozionato come voi, amo questo posto, per me è un paradiso e penso che sia una grandissima fortuna per tutti gli capresi e amacapresi vivere qui. Innanzitutto, a nome di tutti i ragazzi del Forum dei Giovani della Casa, vorrei ringraziare il sindaco Franco Cerrotta e l'amministrazione tutta per la grande opportunità offerta alla comunità. Dal nostro punto di vista, l'isola aveva un gran bisogno di una simile struttura ai fini di una crescita culturale e sociale. Un ulteriore ringraziamento lo esprimo per la grande considerazione dimostrata nei confronti del Forum, attribuendo a quest'ultimo un ruolo di notevole importanza all'interno di questo progetto. Vi voglio dire un saluto a tutti i presenti da parte dell'amministrazione comunale e mio personale. Chi ci conosce sa che non è nostra abitudine fare inaugurazioni, ma oggi, così come per Piazza Cerio, abbiamo ritenuto giusto inaugurare, consentitemi, questo mirabile centro. Noi dell'amministrazione comunale difendiamo con forza le nostre scelte che trovano la loro fondamenta fin dal momento dell'acquisto di parte di questo immobile. L'amministrazione, con la realizzazione di questa opera, ha inteso investire nella cultura, perché un simile investimento ha un enorme ritorno di crescita in termini di aspirazione e anche economici. I tesori che verranno custoditi in chiave informatica saranno goduti in modo aperto, perché non condividiamo che ci siano esclusività su questo tema. Non voglio intitolato a una persona che in termini di sviluppo turistico e sociale ha dato tantissimo al nostro territorio. La scelta è stata semplicissima e condivisa da tutta l'amministrazione in modo corale e sono certo che verrà apprezzata da tutta la popolazione. Ritengo giusto sottolineare che proprio la particolarità di questa iniziativa si sposa in modo perfetto con le idee geniali della persona a cui abbiamo voluto intitolare questo centro. Infatti, noi dell'amministrazione vediamo questo progetto come un progetto aperto e principalmente in progress, da arricchire continuamente con contenuti di alto livello, come era alto il livello della persona a cui vogliamo intitolare questo centro. Una persona che continuamente sta nei nostri pensieri, quando si parla di turismo, quando si parla di lungimiranza nelle iniziative, quando si parla di sviluppo della nostra terra, quando si parla di imprenditori coraggiosi e lungimiranti, quando si parla di crescita socioculturale, civile ed economica della nostra Nacapri. L'amministrazione ha fortemente voluto intitolare questo centro a Mario Cacaci. Per quest'opera straordinaria per i tempi in cui è stata realizzata, in meno di un anno, praticamente questo locale, come ci ricordava, che era stato bruciato, è risorto con un grado di finitura che tutti ammiriamo, e devo dire che per noi imprenditori è una bella dimostrazione di efficienza da parte dell'amministrazione pubblica, che ci dà quindi un maggiore stimolo a fare meglio. Come diceva giustamente il sindaco, investire nella cultura è l'unico modo per far sì che un paese possa crescere e che la crescita economica sia una crescita illuminata, se accompagnata. Ma no. E con quello del congelare abbiamo
lotto sono stati, è stato fatto poi il primo lotto, il primo stato funzionale del secondo lotto, che è la parte della costruzione della ditta che ha poi realizzato con tutti i lavori di questo lavoro. Al fine di ottimizzare il consolidamento dell'edificio nel contempo, grazie ai quali abbiamo potuto dare ultimata l'opera, non solo dal punto di vista edile, ma anche con tutti gli arredi e le attrezzature tecnologiche che ne rendono adesso già utilizzabile a pieno delle sue funzioni. Tutto questo rende la struttura un importante centro multimediale e culturale, futuro e importante riferimento sia per la popolazione nostra di Anacapri, ma credo insomma, anche per l'isola. Domanda dei computer, per chi non mastica di troppo di tecnologia, senza tablet, ovvero senza collegati ad internet e al software gestionale della biblioteca Econoteca, dalla quale si potranno attingere tutte le informazioni. Siamo vecchi, ma appena 2 anni fa, si presterà per la realizzazione e l'utilizzo di importanti eventi, sia culturali quali o cinematografici. Pensa a diffondere la cultura dell'immagine di Capri, anche attraverso il recupero del nostro patrimonio iconografico e documentario, inizia oggi ufficialmente la propria attività, con la consapevolezza di essere non un punto di arrivo, ma di partenza. Si potrà accedere liberamente e gratuitamente anche attraverso la rete. Quanto alla catalogazione, si è optato per il software Serrino Open Library, caratterizzato da completezza, prestazioni innovative e ampie possibilità di evoluzioni future. Prima di addentrarmi nello specifico dell'iconoteca, mi sembra doveroso un flash sugli antichi padroni di casa e in particolare su 2 generazioni che per comodità ho denominato Nicola I, classe 1857, e Nicola II, classe 1891. Thank you.